stata inaugurata venerdì 28 ottobre in Via Nolfi 56 la Casa della Sinistra, il nuovo spazio collettivo che unirà la sinistra politica a quella dell'associazionismo. Per noi è sia un punto di arrivo che di partenza, di un percorso molto lungo di collaborazione tra partiti, associazioni, movimenti, e oggi la inaugurazione della Casa della Sinistra qui nei locali di Via Nolfi 56 rappresenta in qualche modo la concretizzazione di un sogno che avevamo da molto tempo, quello cioè di garantire ai cittadini e alle cittadine uno spazio di partecipazione democratica a disposizione di tutti coloro, giovani e meno giovani, che avvertono l'urgenza e il bisogno di un forte ricambio, di novità, di cambiamento nella nostra città ma anche nel nostro paese. È l'approdo ideale di un percorso che oramai stiamo portando avanti da 4 anni, di costruire e mantenere vivo uno spazio politico in questa città aperto a tutte le ragazze e ragazzi che vogliono fare attività politica a livello giovanile a Fano oggi. Sarà un elemento fondamentale per l'attività politica del Circolo Allende e per il movimento studentesco della nostra città da qui ai prossimi anni. E da 4 anni mi sono trasferito a Fano, mi sono iscritto a questa casa della sinistra, soprattutto a SEL, perché dalle esperienze precedenti che avevo avuto con la politica giù in Sicilia, diciamo, questo distacco appunto è stata una mancanza abbastanza forte. Quindi mi sono voluto iscrivere, ricominciare per ricostruire qualcosa dal piccolo, per aspirare a qualcosa di più grande magari.